Tutelare cittadini e imprenditori contro la malagiustizia e gli abusi di potere sono questi alcuni degli obiettivi di Aslim Italy, un'associazione nata nel 2017 da un'idea del presidente Alessandro Fucci, noto tributarista. Ad oggi l'associazione conta 42 sedi distribuite in Italia e all'estero ed è formata da un team di legali capitanati dall'avvocato D'Agostino. Tra le battaglie rientrano sia quella contro l'ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate, sia la richiesta di controlli sul reddito di cittadinanza. Avvocato, intanto per quale motivo attaccate l'ex Equitalia? Perché commettono innumerevoli abusi di potere, tra cui il iscrivere a ruolo cartelle prescritte, cioè le cartelle prescritte sono cartelle scadute, quindi da non più riscuotere, vengono iscritte a ruolo per l'incasso, e questo è contro la legge, diciamo, è un reato. E calcolano gli interessi, diciamo, in modo usurario, gli interessi sui crediti da riscuotere, questo supera il tasso soglia previsto dal decreto antiusura e non soddisfatti, come dire, di riscuotere già interessi di per sé usurari, quindi contro la legge, calcolano su quegli interessi interessi sugli interessi, quindi c'è anche l'anatocismo, ci sono due reati, usura e anatocismo, quindi per questo noi, diciamo, abbiamo creato una class action penale. Al momento abbiamo più di 100 querele depositate contro tutte le agenzie delle entrate in discussione in Italia e su tutto il territorio nazionale, a difesa, diciamo, dei cittadini e delle libere imprese che subiscono abusi, diciamo, da parte del fisco. L'avvocato invita chiunque avesse problemi con il fisco a contattare l'associazione, che è apartitica, indipendente e non persegue fini di lucro. Ecco, ma vista questa class action, quali sono i prossimi passi? Noi abbiamo denunciato, sono tutte in valutazione delle varie procure e ovviamente il discorso è, diciamo, ci vuole il tempo che ci vuole, nel senso che anche perché è un discorso inusuale, ecco, per le procure che, diciamo, che si attacchino legalmente le agenzie delle entrate. Noi prima di fare le denunce querele facciamo un'istanza di istanze di sospensione legale della riscossione nei confronti della pubblica amministrazione. Un cittadino può chiedere, diciamo, può autotutelarsi, nel senso che dice: verificate, secondo me questi crediti sono prescritti. Siamo arrivati al paradosso che hanno preteso di riscuotere un credito del 2001, oggi siamo al 2022, sono 21 anni, cioè quando i crediti si prescrivono entro 5 anni. Ecco, chiedete controlli anche sul reddito di cittadinanza, per quale motivo? Addirittura siamo arrivati al paradosso che molti imprenditori non trovano personale da assumere perché le persone preferiscono godere del reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare. Cioè, invece di risolvere le problematiche sociali, in questo modo si garantisce, diciamo, la cuccagna a chi non vuole lavorare. Insomma, noi non siamo contro il reddito di cittadinanza in sé come misura, ma contro, diciamo, le distorsioni che ha provocato, cioè questa. Poi comunque è stato percepito anche da persone residenti all'estero, tipo Romania, Albania, da proprietari di macchine di grossa cilindrata. Cioè ci vogliono i giusti controlli. Diamo il reddito di cittadinanza, il sussidio relativo a tale reddito, ma diamolo a chi veramente ne ha tutti i requisiti. Non lo diamo, non eroghiamo, non doniamo soldi a chi non li merita.